Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura la sanità e la questione vaccini, un periodo di superlavoro nelle varie ASL regionali. Noi andiamo in quella di Teramo, dove ovviamente la situazione non è per nulla semplice. Sono 46.000 le persone in provincia di Teramo da vaccinare fra bambini e giovani, e gli operatori sanitari sono costretti a lavorare, a fare gli straordinari per assicurare il rispetto delle scadenze previste dal decreto Lorenzin. Vediamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo sta fronteggiando con efficienza su tutta la provincia l'emergenza vaccinazioni. Tutto il personale disponibile è sotto pressione per gli oltre 100 utenti al giorno che affollano i presidi territoriali. La popolazione teramana da vaccinare obbligatoriamente dai 0 ai 16 anni è di circa 46.000 unità. Il decreto Lorenzin prevede infatti che entro l'11 settembre debbano ricevere il vaccino i bambini della scuola d'infanzia, mentre il limite per tutti gli altri istituti scolastici è fissato per il 31 ottobre. Dottore, state lavorando qui 12 ore al giorno, state fronteggiando un'emergenza perché dovete vaccinare migliaia e migliaia di bambini. Come vanno le cose? Stiamo lavorando davvero tantissimo, sia nella sede centrale di Teramo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che nelle sedi distrettuali, quindi le sedi periferiche territoriali, attraverso i nostri bravi operatori che stanno facendo uno sforzo davvero notevole. La mole di lavoro è aumentata in maniera enorme, è aumentata tantissimo, quindi stiamo cercando di fronteggiare a tutte le richieste che ci vengono fatte in questo periodo. Stiamo effettuando, ecco ripeto, attraverso le nostre sedi vaccinali le vaccinazioni, consulenze, tutti coloro che vengono a chiederci, diciamo così, informazioni e chiarimenti in merito alle vaccinazioni fatte dai propri figli per l'accesso alla scuola. I genitori sono preoccupati di questi vaccini? No, in genere certo, molti chiedono, magari ci chiedono informazioni, ovviamente questo è il compito nostro, di tranquillizzare, di chiedere, di spiegare quali possono essere tutti gli effetti e quindi di spiegare dettagliatamente, con cura, con la massima cura, tutto ciò che riguarda appunto una somministrazione di una vaccinazione e quindi, diciamo così, rispetto dei calendari di legge, diciamo così, per l'accesso alla scuola e non solo, per la loro protezione individuale. Se ci fossero reazioni a questi vaccini, dove devono andare i genitori? Ma noi chiaramente ogni servizio vaccinale è pronto per un eventuale discorso, diciamo, acuto, ma questo da sempre non è, e poi per gli effetti collaterali, diciamo, eventuali, sono, diciamo, lievi quelli a lungo termine, per cui diciamo nei giorni successivi, per cui diamo consigli anche per i giorni successivi, non nessun problema in tal senso. Il problema è, diciamo così, cercare di affrontare questa emergenza, diciamo, di sanità pubblica organizzativa, che al momento, diciamo, stiamo cercando con tutte le nostre forze di fronteggiare, quindi con i nostri bravi operatori. C'è comunque una novità appena arrivata dal Ministero della Sanità per dilazionare un po' le vaccinazioni. Basterà presentare da parte dei genitori un'autocertificazione di volontà a far vaccinare i propri figli e produrre la documentazione dell'avvenuta vaccinazione entro il 10 marzo 2018. E continuiamo a parlare di sanità, ma adesso ci spostiamo nella ASL di Pescara, in particolare nell'ospedale del capoluogo adriatico, dove si continuano a riscontrare diversi problemi, dalla climatizzazione carente alla mancanza di personale, agli interventi privati nell'ospedale pubblico. Tutto questo è stato denunciato anche e soprattutto dal Movimento 5 Stelle di Pescara. Sentiamo il servizio di Noemi Fratelli. L'ospedale di Pescara presenta uno scenario critico e complicato. Loretta Tobia, il promotore dei diritti dei cittadini anziani, ha riscontrato un lungo elenco di criticità nel presidio svolto all'ospedale di Pescara. Tra i reparti nei quali si verificano i disagi maggiori troviamo geriatria, neonatologia, cardiologia, oncologia, medicina interna, pneumologia e pronto soccorso, con pazienti nei corridoi, sistema di climatizzazione in larga parte assente, carenza di personale, denunce dei cittadini per infezioni contratte in ospedale, l'ex polo materno-infantile Palazzo Rosso in stato di abbandono e ancora in attesa dei lavori di adeguamento. Questi sono i problemi esposti dalla Tobia al presidente d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, agli assessori alla sanità e al sociale Silvio Paolucci e Marinella Sclocco, al comune di Pescara e al direttore dell'ASL Armando Mancini.
Per quanto riguarda le infezioni, si mantiene la massima attenzione all'igiene ambientale in tutte le aree assistenziali. Nel reparto di geriatria vengono garantiti 46 posti letto giornalieri che quotidianamente sforano a 60 richieste. Nello stesso reparto gli infermieri sono passati da 15 a 12 con un solo caporeparto. Infatti, rispetto alle esigenze di posti, gli spazi risultano notevolmente carenti. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune, Enrica Sabatini, denuncia i fatti proponendo anche un sistema anticorruzione verso quei dipendenti ospedalieri che usano la struttura pubblica dell'ospedale di Pescara come privata. Il garante dei cittadini anziani sollecita a vigilare e attuare misure anticorruzione affinché i medici vengano vincolati a non utilizzare la sede ambulatoriale pubblica come una sede privata in orario, quindi ordinario, e sollecita questo aspetto perché oltre a essere fortemente illegittimo va a inficiare e penalizzare le liste di attesa e chi invece ha pagato regolarmente il ticket e deve usufruire di questo servizio. D'ora la cronaca, sarà l'autopsia a confermare le cause della morte dell'anziana a Montereale, il cui cadavere era occultato da mesi dal figlio al fine di poter incassare ancora l'assegno di pensione. I carabinieri sembrano certi dei fatti riscontrati, ma solo l'esame scientifico ne darà la certezza. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata e occultamento di cadavere. Il servizio è di Daniela Rosone. Sembra quasi la trama di Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock, quanto accaduto a Busci, frazione di Montereale, comune nell'Aquilano, dove i carabinieri hanno trovato il cadavere in stato di decomposizione di una donna di 92 anni, Mafalda Di Cesare, nascosto dal figlio per mesi. Il conferimento dell'incarico è stato affidato oggi e dunque sarà l'autopsia a stabilire se il decesso dell'anziana sia avvenuto per cause naturali. I carabinieri così credono e sembrerebbe davvero questa l'ipotesi più accreditata, anche in base ad una prima ricognizione cadaverica effettuata. La donna viveva con il figlio, Angelo Triniforti, pensionato di 64 anni, che avrebbe fatto tutto questo per continuare ad incassare la pensione dell'anziana madre, tant'è che è stato denunciato per truffa aggravata e occultamento di cadavere dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, che coordina le indagini con il PM David Mancini, portata avanti anche dai carabinieri del Nucleo Investigativo Radiomobile dell'Aquila. L'uomo, quando si è trovato di fronte ai militari, ha ingerito ansiolitici ed è stato per questo ricoverato all'ospedale dell'Aquila. Interrogato, ha ammesso di aver nascosto il corpo della madre per continuare ad avere la pensione, non avendo neanche una casa sua. Il corpo della donna era per terra, coperto da un lenzuolo, in uno stanzino dell'abitazione. A dare l'allarme sono state le tre figlie della donna, che non vedevano la madre da circa un anno, a dir loro a causa dei cattivi rapporti con il fratello. Delle tre figlie, una vive nello stesso comune, le altre due fuori. La casa ovviamente è stata posta sotto sequestro. Ed è morto all'ospedale di Teramo Davide D'Aleno, 38enne, che ieri era finito in coma dopo essere caduto dal muletto mentre lavorava all'interno di un capannone di un'azienda di Viale Kennedy a Corropoli, e siamo in provincia di Teramo. L'artigiano era stato dapprima trasportato all'ospedale di Sant'Omero con un grave trauma cranico e poi ricoverato nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo. Sulle cause dell'incidente ovviamente stanno indagando le forze dell'ordine. Crisi idrica nel Vastese, interviene la Sasi per fronteggiare l'emergenza. Il presidente Gianfranco Basterebbe annuncia un investimento da 8 milioni di euro per far diminuire l'uso di acqua potabile per uso industriale. In attesa del progetto da 25 milioni di euro per il raddoppio della condotta e la realizzazione di un potabilizzatore in Val di Sangro. Nel frattempo continuano le chiusure idriche notturne delle condotte in Frentania, nel Sangro e lungo la costa. Vediamo insieme il servizio. Dopo il vertice in prefettura a Chieti sulla crisi idrica del Vastese in fase di monitoraggio e quindi sotto controllo, interviene nel merito la Sasi S.p.A., ente gestore del servizio idrico integrato del Chietino. La grande nevicata dello scorso inverno ha evitato che l'approvvigionamento idrico fosse problematico in estate, ha detto il presidente Gianfranco Basterebbe. L'emergenza su Vasto è dovuta invece al fatto che in quel comune dal dopoguerra ad oggi non è stato fatto alcun investimento nei sottoterranei.
8 servizi. Ed è per aiutare proprio Vasto e alcuni altri comuni del Vastese che la SASI ha disposto nella stagione estiva ancora in corso chiusure notturne nei comprensori di Frentagna, Sangro e Costa. Chiarita la questione Vastese, il presidente Basterebbe annuncia anche un investimento di 8 milioni per intervenire sulla captazione delle sorgenti e quindi far diminuire l'uso di acqua potabile da parte dei consorzi industriali del Vastese, in attesa di ottenere finanziamenti per l'intervento considerato risolutore, programmato in un arco di 6 anni, ovvero il progetto da 25 milioni di euro per predisporre il raddoppio della condotta verso Vasto e realizzare un potabilizzatore in Val di Sangro. Verosimilmente ad Altino, ha detto Basterebbe, considerata la presenza del rilascio di acqua dalla centrale dell'Acea. Vasto, ha affermato il presidente della SASI, è ricchissima di sorgenti sotterranee, come quella fuoriuscita copiosamente nella spiaggia delle dune, sulle quali va fatto uno studio per il loro recupero. Ad oggi, nelle sorgenti c'è ancora acqua al 95% da attingere per tutti i comuni soci della SPA pubblica. Adesso a Pescara andiamo a vedere il palazzo ex Omni che tornerà a nuova vita grazie all'impegno di Pescara Gas che investirà circa 1 milione di euro per il recupero totale della struttura che sarà la sede di Pescara Gas ma anche del COC del comune di Pescara per fronteggiare le emergenze che purtroppo nella nostra regione ormai sono all'ordine del giorno. Vediamo insieme il servizio con il sopralluogo effettuato dal comune. Sarà Pescara Gas, grazie ad un accordo con il comune, a riportare alla vita l'edificio ex Omni di Via del Circuito, un manufatto storico di architettura razionalista sottoposto a vincolo da parte della soprintendenza, già sede della Polizia Municipale fino ai primi anni del 2000, quando problemi di staticità del palazzo ne hanno decretato la chiusura. Dopo tanti soldi spesi e troppo tempo passato, si tenta di sottrarre l'ex Omni al degrado, rilanciando l'edificio come sede di Pescara Gas, che ha curato il progetto esecutivo di ultimazione dei lavori di restauro, e del Centro Operativo di Protezione Civile del Comune di Pescara. Dal 2002 ad oggi è diciamo, uno stato di abbandono e tanti lavori. Il Comune ci ha già investito 1,5 milioni su questo, lavori che si vedono nella parte esterna della struttura. Servono ancora però 1,2 milioni di euro per completare la palazzina e l'abbiamo fatto grazie a questo accordo che è passato in Consiglio Comunale mercoledì con Pescara Energia. Pescara Energia troverà qui la propria sede nel piano rialzato. Le restanti parti di questa palazzina saranno utilizzate invece come sede del COC, cioè del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e magari per le associazioni stesse della protezione civile. Il recupero funzionale statico dell'ex Omni è stato un lavoro lungo e complesso, come spiega il progettista e direttore dei lavori, l'architetto Carlo Luffrano. Questo è un edificio storico ed è un edificio vincolato al patrimonio dei beni culturali, per cui ha avuto anche la condivisione della soprintendenza per gli interventi che sono stati eseguiti. Abbiamo fatto sostanzialmente la ricostruzione di un intero impalcato del primo livello e attraverso una attenta progettazione degli spazi in senso verticale siamo riusciti a recuperare un piano interrato che prima era fondamentalmente un magazzino di mezzi sequestrati ma assolutamente inaccessibile. In più abbiamo eseguito un miglioramento sismico e realizzato tutta la parte impianti che concluderemo con questo ultimo appalto e le finiture congruenti con quelle dell'epoca che faremo appunto anche in quest'ultima fase. Ora all'Aquila in migliaia la rassegna il Jazz Italiano per le Terre del Sisma ideata dal ministro Franceschini e dal maestro Paolo Fresu. Musica e vita tra le vie del centro e il ministro conferma rassegna che ci sarà anche nel 2018 il servizio. In migliaia la manifestazione Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma. L'Aquila vestita a festa, con le vie del centro vive e popolate. Musica, jazz e balli a ridare vitalità ad una città in cerca di una nuova identità. Una scommessa iniziata da 2 anni e di nuovo vinta. L'arte di Peppe Servillo alle 99 cannelle in uno scenario splendido. E a scuola a da maestra non c'è chi scende innamorati.
Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha già detto che la rassegna tornerà nel 2018 e di nuovo ha confermato che l'Aquila avrà una sezione del Museo Maxi con una collezione di arte contemporanea molto bella a Palazzo Ardinghelli. Partendo da una cosa che dobbiamo sempre avere in mente, la ricostruzione di una città colpita da una calamità naturale, da un terremoto, vale per l'Aquila come per tutti i luoghi dell'Italia centrale, passa attraverso la ricostruzione dei palazzi, delle case, delle strade, ma passa anche attraverso riportare vite in quelle piazze, in quelle strade. L'iniziativa è nata grazie ad un'idea condivisa con il maestro Paolo Fresu. Hanno chiesto in pratica al jazz italiano di riempire di vita le piazze e le strade dell'Aquila e sono 2 anni, come dicevamo ormai, che i musicisti accolgono l'invito, dai grandi maestri ai giovani talenti, tutti gratuitamente. Il sindaco Biondi ha donato a nome della città, Dario Franceschini e Paolo Fresu, 3 mascheroni in argento delle 99 cannelle. Un ringraziamento dovuto, ha detto Biondi, un grazie da parte dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini aquilani. Una grande festa per la città dell'Aquila, per gli aquilani e non solo, che hanno affollato in numero incredibile questo pezzo spettacolare della città. Andiamo avanti e voltiamo pagina. Abbraccio caloroso dei tifosi pescaresi per l'ex giocatore del Pescara, oggi alla guida della Juventus, Massimiliano Allegri, arrivato sabato pomeriggio al campo Febbo dei Gesuiti a Pescara per salutare i ragazzi delle scuole calcio della Renato Curi. Vediamo insieme il servizio. È stato un sabato pescarese per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che dopo l'allenamento diretto al mattino ha preso l'aereo ed è arrivato in città, a Pescara appunto, per ritrovare e salutare vecchi amici, ma anche per fare felici tanti piccoli calciatori. Sono quelli della SD Curi, Curi Pescara e Spoltore Academy, che al campo Febo ex Gesuiti hanno potuto salutare e fare foto con Allegri, che considera Pescara una seconda casa per via dei suoi trascorsi da calciatore biancazzurro dal 91 al 93 e dal 98 al 2000. Deus ex machina della giornata, Toto Martorella, amico stretto ed ex compagno di squadra di Allegri, è ora presidente della SD Curi, società che svolge attività calcistica a livello giovanile. L'allenatore della Juventus, arrivato in scooter con l'amico Martorella, non si è sottratto a richieste di selfie e autografi di bambini, ma anche dei più grandi, e non si è sottratto neanche alle domande dei cronisti. Tornare a Pescara per me è sempre una giornata sempre splendida, perché poi dopo ho amici, ho affetti e poi soprattutto quando passa queste giornate insieme ai bambini. Questo credo che sia un progetto importante di una scuola calcio che ha una storia a Pescara, dove sono usciti tanti giocatori, da Odda, Grosso e tanti altri, quindi credo che questi che hanno preso questi miei amici, che hanno preso questo impegno, hanno preso un impegno importante per dare seguito a una scuola calcio, è una società di settore giovanile che è stata sempre importante per Pescara, e di questo sono contento e sono felice di essere qui. È la mia seconda città, è una città dove sono stato benissimo, dove ho continuato a venirci e dove continuo a venirci ancora. Ripeto, amici, per me quando riesco a trovare il tempo per venire qui, per me è sempre giornate di rilassamento e soprattutto di felicità. Ma direi una caratteristica anche delle squadre di Zema, soprattutto perché in Serie B non conta avere la migliore difesa, ma conta avere sicuramente il migliore attacco. Cioè, c'è un ragazzo che da 2 giorni non è più del Pescara, che si è rimasto qui, è del Sole. L'ho acquistato la Juventus, ci hai messo lo zampino? No, non ci ho messo solamente lo zampino, è un ragazzo bravo che conosco, tra l'altro è il fidanzato di una mia carissima amica. E Allegri parlava dell'attacco della squadra di Zema, ne siamo all'ampia pagina sportiva che iniziamo appunto dal Pescara, attacco che però non è bastato ieri sera per fare bottino al Curi di Perugia, partita vinta dal Perugia per 4-2, vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sagra del gol al Renato Curi, doveva far festa però la formazione umbra, che senza fare chissà cosa approfitta delle ingenuità difensive del Pescara, conquistando una vittoria rotonda e per certi versi incredibile in un match comunque spettacolare. Per il Delfino arriva così la prima delusione della stagione, con l'imperativo di sistemare una difesa che crea già apprensione fra i tifosi in vista della gara di venerdì prossimo con il Frosinone. Ma le note negative portano anche i nomi di Koulibaly e Baez, apparsi in serata sicuramente negativa, in ombra anche Pettinari,
dopo la tripletta con il Foggia. Bene, molto bene, Benali, l'ultimo ad arrendersi. Alla sesto arriva la prima emozione di marca umbra con lo spauracchio nordcoreano Han, che prende la mira mettendo il pallone di un soffio al lato dei pali della porta difesa da Pigliacelli. Al quindicesimo Di Carmine viene murato per due volte dai difensori del Pescara in area, prima di una colossale occasione mancata da Baez che liscia il pallone praticamente a porta vuota. La gara è viva e giocata fra due squadre che non badano a tatticismi, con il Perugia che trova il vantaggio al ventitresimo con Di Carmine che sugli sviluppi di una punizione insacca due passi da Pigliacelli dopo la respinta corta dell'estremo bianco-azzurro. La reazione del Pescara è confusa e nervosa, anche perché i meccanismi di gioco non sembrano funzionare bene a centrocampo, e con la squadra di Giunti che si rende pericolosa al 35esimo con Belmonte che sul calcio piazzato sfiora i legni della porta adriatica. Ma per la difesa del Delfino non è serata, visto che al 39esimo Han non sbaglia a porta vuota dopo la traversa di Bianco, seguita di un errore in disimpegno di Zampano, regalando così alla sua squadra il gol del raddoppio. Per la formazione di Zaman è una mazzata, con il doppio vantaggio umbro che fa calare i titoli di coda del primo tempo, in cui non si è visto certo un bel Pescara. Al settimo della ripresa c'è poi il break della formazione adriatica con Benali che recupera un pallone importante sulla tre quarti e crossa centro area per Brugman che al volo con un gol capolavoro fa 2-1 mettendo il pallone all'incrocio. Il Pescara ci crede e al 13esimo è Perrotta ad incornare sopra la traversa. Gara riaperta almeno per un po' e Pescara rinvigorito, così come i suoi tifosi in curva sud. In campo il Perugia però poco dopo trova il 3-1 con Monaco dopo un tocco con la mano di Belmonte che avrebbe meritato con la VAR l'annullamento della rete. Passa un minuto e Belmonte, proprio lui, a terra in area Benali con Aureliano di Bologna che indica il dischetto e con il giocatore libico che va a trasformare dagli 11 metri il penalty per il 3-2, ma la difesa non è il piatto forte del menù zemaniano, con Di Carmine che così approfitta ancora una volta dell'ennesimo regalo della retroguardia adriatica per il gol del 4-2 per Pigliacelli e soci. Una nuova mazzata quando sembrava che potesse avverarsi la rimonta, e così al 90esimo fanno festa i tifosi di casa con il Pescara che volge così già lo sguardo all'anticipo di venerdì sera all'Adriatico con la corazzata Frosinone, sperando di correggere in fretta i problemi in difesa ma anche a centrocampo. Ed ora la Serie D. Il Teramo, vi ricordo, ha riposato e dunque per questo saltiamo a pie pari la Serie C. E dunque apriamo l'ampia pagina di Serie D partendo dall'esordio amaro del Francavilla nel campionato nazionale dilettanti. Nella replica dello spareggio dello scorso giugno con il Fabriano Cerreto, ancora una volta la formazione marchigiana a festeggiare, spugnato il Valle Anzuca al 96esimo, e andiamo a vedere insieme il servizio di Andrea Costantini. Un finale beffardo rende molto amaro il ritorno in Serie D del Francavilla, fulminato dal gol di Cusimano al 96esimo, all'ultima azione. 2-3 il finale al Valle Anzuca per un Fabriano Cerreto che ha nell'impianto francavillese un vero e proprio talismano. Qui, tre mesi fa, aveva festeggiato la promozione in Serie D. Dopo il ripescaggio, il calendario aveva dato l'opportunità di una rivincita al Villa, rinnovato nella proprietà, nello staff tecnico e in buona parte della rosa. Ma così non è stato, complice qualche disattenzione di troppo e una giornata poco felice del baby 99 Faggiano tra i pali. Iervese senza Amenta, Galli, Milizia di Pietrantonio e Mancini, Faggiano in porta preferito a Spacca, Fofana al centro dell'attacco, davanti ad una buona cornice di pubblico, presenti tra gli altri l'ex presidente del Pescara Angelo Renzetti e l'ex DS Daniele Dellicarri, il Villa parte forte. Al primo cross di Zerbo, velo di Fofana e destro di prima di Micciche, alto. Buoni movimenti offensivi, come si nota al decimo, Fofana illumina per Zerbo, fermato dall'uscita di Monti. Nel Fabriano Fenucci punta sul trio Piergallini, Cicino, Peronullo e sulla solidità dei centrali Tafani e Labriola. I marchigiani approfittano di un calo dei padroni di casa e poco prima della mezz'ora si rendono pericolosi con la rasoiata di Berardi a fil di palo e con l'incornata di Labriola su azione d'angolo. Al 35esimo il tiro cross di Mele spaventa Monti, ma è nella seconda frazione che arrivano gol ed emozioni. Al terzo il Fabriano sblocca la situazione, cross di Peronullo, torre di Labriola e compito facile facile per Cicino che insacca da pochi passi. Al settimo Micciche liscia da ottima posizione il suggerimento di Di Pentima. Il Fabriano invece non perdona e al 13esimo raddoppia con la bordata di Peronullo, la cui punizione sorprende Faggiano. Gara decisa, ma che? Al quarto d'ora Fofana difende palle e va giù sul contatto di Compagnucci.
per Frascaro di Firenze e calcio di rigore che lo stesso attaccante ex Virtus Lanciano trasforma senza problemi. I padroni di casa spingono e trovano subito il 2-2 ancora con Fofana annullato per precedente offside di Michiche. Poco male, perché al 22esimo il pareggio c'è tutto. Il neoentrato Banegas serve Fofana che ci prova una volta, poi va al cross per Francesco Mele che in bella coordinazione gonfia la rete. Grande soddisfazione per il 98 in prestito dal Torino ma cresciuto nel Pescara. Partita apertissima, al 28esimo Peronullo mostra ancora le sue capacità balistiche e sfiora il 2-3. 32esimo, ancora il tridente di Ervese, Fofana, Banegas, Michiche che calcia fuori a colpo sicuro. Nel finale Francavilla attacca, ma il 2-2, tutto sommato giusto, sembra scritto quando la traiettoria all'apparenza senza pretese di Cusimano lascia di sasso Faggiano per il gol partita che fa festeggiare il Fabriano. Per il Villa tanta delusione ma anche gli applausi di incoraggiamento da sottolineare del proprio pubblico. Andiamo avanti con la Serie D, gara senza rete al Dei Marsi fra Avezzano e Jesina. Il servizio. Al Dei Marsi comincia il campionato di Avezzano e Jesina. Due tifoserie calde al confronto nel giorno dell'esordio. Giampaolo si affida al 3-5-2, Fanti tra i pali. Il neo arrivato sbardella nei tre di difesa accanto a Menna e Tariuk. Scutti e Deramo larghi a centrocampo, D'Ambrosio e Bianciardi interni, Cerone a dirigere la regia. Pesa sulle scelte l'indisponibilità dal primo minuto di Dos Santos. Gianangeli schiera un 4-4-2 con Camerucci e Parasecoli esterni alti a guadagnare metri in fase di possesso. Pierandrei e Trudo a formare il binomio d'attacco. Si parte puntuali. E bisogna attendere un quarto d'ora per la prima conclusione nello specchio. Calcio d'angolo Avezzano, Deramo a calciare, palla sul primo palo. Guerra prova la deviazione di prima intenzione, palla facile per Tavoni. Biancoverdi meglio sul piano del gioco, a differenza di quanto visto in Coppa col Francavilla. La squadra pressa alto e tiene sul baricentro. Paura al 23esimo su un traversone insidioso dalla sinistra. Sbardella interviene per liberare l'area e per poco non devia in rete alle spalle di Fanti. Giocata da applausi al 27esimo, la manovra si sviluppa sulla destra. Servizio a tagliare per Guerra che finta l'intervento. Vento e spalanca la porta a Branicki che però è finito in fuorigioco. Minuto 37, Guerra lancia Deramo in campo aperto, l'esterno arriva sul fondo ma la squadra tarda a salire, si fa vedere D'Ambrosio che spizza centralmente ma non ci sono compagni a raccogliere l'idea. Al 41esimo la prima occasione per la Jesina, calcio di punizione dal vertice Mancino, palla spiovere sul secondo palo, incornata schiacciata in pensieriere Fanti, sfera di poco al di là del legno. Termina qua il primo tempo 0-0 parziale, squadre a rifiatare per 15 minuti. Si riparte con gli stessi 22 e già i primi squilli di match, si intuisce che il copione non è cambiato. Al settimo bel cambio gioco a servire Deramo, che guadagna campo e sceglie la botta rasoterra in porta, para in due tempi Tavoni. Gianangeli prova a inserire forze fresche dalla panchina, fuori Pierandrei, dentro Margherita. Al 17esimo Sbardella prova la botta dalla distanza, Tavoni c'è ma non trattiene, Branicki recupera la sfera, si gira e mette al centro dove però a raccogliere ci sono solo i difensori biancorossi. Sfuma così l'ennesima occasione dell'Avezzano e allora Giampaolo butta in campo il pezzo grosso. Dos Santos esordisce al minuto 22 della ripresa, fuori Nicola Guerra, prestazione dinamica e vogliosa la sua, fuori per logiche d'età anche il portiere Chicco Fanti, dentro il classe 98 Lombardi. 28esimo, brividi per la Jesina, Deramo riceve sulla destra, taglia al centro, palla al piede, entra in area invece di guardare i compagni, tenta la conclusione a rete, Tavoni ancora una volta dice di no. Altri cambi per la Jesina in campo, Giovannini per Parasecoli, Sassaroli per Trudo. Al 36esimo Giampaolo ridisegna la squadra, Pellecchia lascia la panchina per dare peso e giocate al reparto d'attacco, fuori Tariuk e difesa 4 con Deramo e Scutti a scalare sugli esterni bassi. L'ultima vera occasione del match è questo corner in pieno recupero, Dos Santos arriva a staccare ma la palla termina alta sopra la traversa. C'è tempo anche per l'esordio di Sisai, per lui appena 2 minuti di partita, poi solo il triplice fischio del direttore di gara. Sarà pur vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, un pari alla prima ci può stare, specie se la prestazione dà ragione alla squadra. Chissà però se il presidente Paris sarà così dolce nell'analisi del dopogara. Continuiamo, andiamo a vedere la partita dell'Aquila, prima di campionato e primo Brindisi per la formazione aquilana che trova all'ultimo istante il gol vittoria. Germana Dorazio. L'Aquila Calcio domina per un tempo, ma si fa rimontare e trova la vittoria solo in pieno recupero. Una vittoria all'ultimo respiro per i rossoblù, insomma. Al gol di Boldrini nel primo tempo, alle tante occasioni fallite per un soffio, al pareggio ospite nella ripresa su calcio di punizione. Il gol partita è arrivato ad opera del neo entrato Boucher, al 90esimo, con il Monticelli in 9. Ad assistere alla terza vittoria consecutiva dell'Aquila Calcio
In prima di campionato anche il nuovo gruppo societario ed il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi. Al settimo minuto, palla sulla sinistra per Fabrizi. Buono il tentativo, ma Rinaldi devia prontamente in angolo. Due minuti dopo ci prova Boldrini, ma la palla termina alta sulla traversa. Il dominio aquilano è totale, con il Monticelli che non riesce a confezionare nessuna azione. Al 28esimo arriva il meritato vantaggio per l'Aquila. Boldrini recupera con decisione una palla in area e calcia di potenza. Rinaldi non può nulla, è il vantaggio. Al 35esimo proteste per un fallo in area su Fabrizi. Il direttore di gara lascia proseguire, si lamenterà Battistini nel dopogara. I rossoblù di casa cercano con convinzione ma senza fortuna il raddoppio e al 37esimo tiro cross di Valenti che termina di poco al lato dell'incrocio dei pali. Al 39esimo Boldrini calcia un insidioso pallonetto che Vollarini respinge sulla linea con il portiere Rinaldi fuori causa. Ultima occasione del primo tempo è di Valenti, punizione che di testa viene deviata in angolo dalla barriera. Al rientro in campo il Monticelli prende in mano il gioco. Al 15esimo Pedalino entra in area e calcia su Ferroni che respinge senza troppe difficoltà. Risponde l'Aquila immediatamente con Valenti. Buono il tentativo ma Rinaldi si distende e blocca. Al 18esimo grande pericolo dalle parti di Ferroni. Ciabuschi davanti alla porta colpisce di testa ma clamorosamente spedisce il pallone alto. La gara si infiamma al 25esimo calcio d'angolo concesso al Monticelli. Prima della battuta qualche scaramuccia in area e l'arbitro vede un colpo inferto ai danni di un giocatore aquilano. Rosso diretto per De Vecchis. Ma gli ospiti in 10 trovano il pareggio al 28esimo. L'azione si avvia ancora da calcio d'angolo con Guerra che lascia partire un velenoso tiro che Farroni non riesce a bloccare. L'Aquila si rianima e cerca di recuperare. Al 30esimo Marra serve Boldrini, ma a pochi passi dalla porta l'attaccante colpisce senza troppa forza e spedisce all'esterno. Monticelli rimane in 9 al 42esimo, secondo giallo per Iachini. I rossoblù non mollano e, come detto allo scadere, siglano la rete del vantaggio con Boucher. Cross di Marra dalla destra e tocco di precisione del neoentrato. Grande esultanza, ma rimedia la munizione perché ingenuamente si toglie la maglia. Il Pineto rimedia una sconfitta in casa del Matelica, partita finita 2-0. Paolo Renzetti. Inizia con una sconfitta, la seconda stagione consecutiva in D per il Pineto che paga dazio sul campo della corazzata Matelica perdendo un match che ha visto per buoni tratti la supremazia dei marchigiani al cospetto di una squadra, quella adriatica, apparsa non al meglio della condizione. Per gli abruzzesi al danno si aggiunge anche la beffa per l'infortunio di Ciarcelluti, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Mister Amaulio schiera la squadra con il 4-2-3-1 al cospetto dei marchigiani che si presentano con lo stesso modulo e anche in questa stagione con i galloni di favoriti per la vittoria finale. In un pomeriggio autunnale si comincia allo stadio Giovanni Paolo II di fronte a 500 spettatori pronti via e al terzo c'è subito una buona opportunità per il giocatore di casa Gabbianelli che in aria si gira concludendo però debolmente. Al decimo Magrassi riceve palla, controlla la sfera, entra in aria e va a concludere in maniera vincente all'angolino di sinistra dove Giachetta non può arrivare regalando alla sua squadra il gol del vantaggio. Match subito in salita per gli ospiti che cercano di spostare in avanti il baricentro del gioco. La difesa matelicese ha però spesso la meglio con Gragnoli e Bisegna ingabbiati nella ragnatela predisposta da mister Tiozzo. Al 19esimo è così ancora il Matelica con Angelilli a chiamare all'intervento il portiere Giachetta. Matelica vicinissimo al raddoppio al 22esimo con un missile di De Gregorio che costringe alla parata quasi distinto Giachetta. Al 25esimo c'è una super occasione per il Pineto ma Ciarcelluti sotto misura dice no De Maglia con un vero e proprio miracolo. Al 26esimo ancora Ciarcelluti
minuti si fa 70 metri di campo, poi entra in area ma sbaglia il passaggio risolutore permettendo alla difesa locale di salvarsi. Gara godibile con il Matelica che quando può si rende pericoloso, come accade alla mezz'ora con il tiro di Malagò deviato in angolo da Giachetta. La formazione del presidente Brocco cresce con il passare dei minuti, ma gli azzurri pinetesi mancano in concretezza con il primo tempo che si conclude così sul risultato di 1-0 e con la tegola dell'infortunio di Ciarcelluti che al 47esimo è costretto a lasciare il campo in barella. Al suo posto entrerà poi Napolano. Nella ripresa la prima emozione arriva al sesto con Gabbianelli che impegna con i pugni Giachetta. Al settimo Amaolo opera la seconda sostituzione richiamando in panchina Battista al posto di Fiumara. In campo il Matelica è sempre pericoloso e all'ottavo è ancora Gabbianelli a chiamare la pronta risposta il portiere del Pineto che si salva ancora con i pugni. Al 12esimo sempre squadra di casa pericolosa con il palo, questa volta a dire no ad Angelilli con l'estremo abruzzese battuto. Nel Pineto si nota come l'uscita di Ciarcelluti con Bisegna e compagni poco propositivi. Al quarto d'ora ci prova per i locali Magrassi ma la sfera finisce sopra la traversa. Il raddoppio del Matelli che però nell'area e arriva un minuto dopo al 16esimo ancora con Magrassi che approfitta di un'uscita azzardata di Giachetta insaccando a porta vuota per il 2-0. Gara quasi in ghiaccio per i rossi di casa, attenti a non scoprirsi e pronti a ripartire in contropiede. Al 25esimo mister Amaolo manda in campo Pepe per Pezzotti, mentre poco dopo al 29esimo Della Quercia a fallire il 2-1 davanti a De Malia che è reattivo nella risposta. L'ultimo quarto d'ora di gara vede al 39esimo il clamoroso palo del Pineto con Mariani a certificare la giornata anche sfortunata degli azzurri abruzzesi vicini al gol del 2-1, poi al 47esimo con Bisegna. Ma non è giornata e per il Matelica arrivano i primi tre punti della stagione e da domani in casa abruzzese il pensiero sarà invece rivolto alla gara con il San Marino che segnerà anche l'esordio casalingo stagionale della squadra del presidente Brocco al Mariani Pavone. Chiudiamo il giro dei campi di Serie D andando a vedere la sconfitta a Castelfidardo dei Nerostellati Pratola 4-2. Esordio amaro in terra marchigiana per i Nerostellati che impattano 4-2 sul terreno del Galileo Mancini di Castelfidardo. Per lo storico esordio in Serie D, mister Di Marzio decide di affidarsi ad un 4-2-3-1 con Capitan Vitone e Giallonardo in mediana e Cone, Rossi e Di Ruocco a ridosso dell'unica punta Isotti. Risponde Vagnoni con un 4-4-2 che affida il peso dell'attacco alla coppia Mihailov-Minella. I pratolani, seguiti in trasferta da un nutrito gruppo di tifosi Nerostellati, partono con il piglio giusto e dopo appena due giri di lancette passano in vantaggio con un bel destro a volo di Di Ruocco che deposita in rete il traversone di Puglielli. Dopo buoni 20 minuti di gioco il Castelfidardo però viene fuori e al 25esimo sfiora il pari centrando il palo con un buon sinistro di Mihailov. La sfera torna poi sui piedi di Minella ma la sua conclusione viene sventata da Parente. A questo punto Magnoni, non contento, decide di fare un cambio tattico sacrificando Mantini e inserendo Montagnoli passando così al 4-3-3 e la svolta della partita in favore dei marchigiani che imprimono maggiore vivacità in avanti e non danno punti di riferimento alla difesa pratolana. Al 35esimo un'azione corale porta al pareggio, cross di Trillini raccoglie dalla parte opposta Montagnoli che rimette in mezzo per Minella che da due passi insacca sul primo palo. Nel finale di primo tempo Di Ruocco prova a mettere in mezzo un invitante pallone per Palombizio subentrato a Isotti ma la attaccante in scivolata non riesce a finalizzare il tapin. A dir poco scoppiettante l'avvio di ripresa. Al 4 Selvaggio esce in maniera un po' avventata su Cone e l'arbitro assegna un dubbio rigore tra le nutrite proteste dei padroni di casa. Di Ruocco, sicuramente il migliore in campo tra gli abruzzesi, non sbaglia e riporta in vantaggio i suoi. Sulle ali dell'entusiasmo ora i Nerostellati si riversano in avanti. Al 7 la punizione di Vitone smanacciata da Selvaggio scheggia la traversa, ma proprio nel momento migliore degli abruzzesi arriva il nuovo pari del Castelfidardo. Altro calcio di rigore, questa volta assegnato per un fallo di Di Ciccio su Trillini. Minella dagli 11 metri con un preciso lob supera Parente e fa 2-2. Passano solo 4 minuti e un Minella in giornata da incorniciare approfitta di una disattenzione per rubare palla e superare Parente per la terza volta firmando la tripletta personale. I Nerostellati accusano il colpo, la squadra soffre la velocità degli esterni del Castelfidardo che ora invece gioca sul velluto e al 17esimo mette a segno il poker. Minella questa volta si improvvisa uomo assist e mette in mezzo una palla al bacio che Montagnoli gira in rete.
prova a recuperare lo svantaggio la formazione abruzzese, prima con una conclusione a volo del solito Di Ruocco, poi con un tentativo di Palombizio. Al 28esimo è invece l'ex paterno parente a mettere una pezza sull'onnipresente Minella, evitando un passivo più pesante. L'ultimo acuto in pieno recupero è la girata a fil di palo di Palombizio. Non bastano cuore e impegno alla squadra pratolana per evitare una sconfitta all'esordio nel campionato interregionale contro una squadra esperta della categoria. Troppi errori in fase di impostazione e disimpegno, dai quali però ripartire per lavorare in vista della prima partita tra le mura amiche. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23. Grazie ancora, vi auguro una buona serata.